diciamo, oltre a questo ci sono una serie, diciamo, di altri interventi che voi troverete in bilancio. Non ultimo, la possibilità che ha avuto questo comune poter essere partner di RCS Sport, per la cortesia di essere partner di RCS Sport per poter ospitare all'interno del proprio territorio di una tappa del Giro d'Italia E. Questa è una cosa credo di natura storica, mai è successo all'interno del nostro territorio che c'è stata una partenza di tappa del Giro d'Italia. Sarà l'unica tappa, l'unica partenza in Calabria, tra l'altro dell'unica tappa calabrese, quindi in corrispondenza della giornata del 7 di ottobre, quando ci sarà la tappa del Giro d'Italia Mileto-Camigliatello, in contemporanea partirà da Scigliano la tappa Scigliano-Camigliatello del Giro E. Cammineranno con circa due ore di differenza l'una dall'altra e percorrerà, partendo da Piazza Carmine Goli e innestandosi poi a Porticelle, la stessa diciamo poi percorso che farà il Giro d'Italia. Di questo ringrazio pubblicamente l'organizzazione RCS Sport, ringrazio la persona di signora Abruzzese che ci ha dato una mano, ci sta dando una mano in collaborazione con RCS Sport per l'organizzazione di tutta questa che è una macchina tanto complessa quanto bella. Per darvi l'idea, più o meno solo Giro E sposta qualcosa come 300 persone tra staff, organizzazione, polizia, quindi oltre ad invitare quindi tutti alla presenza e a divulgare insomma questo evento, dobbiamo essere orgogliosi di questo ulteriore diciamo, risultato raggiunto.